Salve a tutti i buontemponi patriottici. Dopo aver visto la disperazione di Manzoni, che per la morte di Enrichetta Blondel nel Natale del 33 perde per sempre la voglia di scrivere altri versi, torniamo alle sorti dell'Italia. Nel 48, quindi molti anni dopo ormai, le cose cominciano a cambiare. La giovine Italia di Mazzini, nonostante il suo tentativo rivoluzionario di cambiare appunto il modo di fare la rivoluzione, non ottiene grandissimi successi. Anzi, molti membri della giovine Italia fanno una brutta fine. Tra i più famosi, i fratelli Bandiera, che vanno a Cosenza nel tentativo di spingere la popolazione della città a ribellarsi al re delle due Sicilie. Vengono arrestati e fucilati. E solo nel 48 le cose cominciano a cambiare, quindi quasi 30 anni dopo il congresso di Vienna, pensate un po'. E il 48 è un anno incredibile perché quasi tutti i popoli d'Europa mettono a ferro e fuoco le città per ottenere una costituzione dei loro sovrani, quindi un insieme di leggi, o la libertà, diciamo l'indipendenza. E ancora adesso si usa dire è successo un 48 per indicare un periodo in cui insomma c'è stato un vero casino, non c'è un vero controllo, c'è solamente caos. Quindi è un'espressione che deriva proprio da quest'anno. Ecco, questa carta ci mostra, vedete, in rosso le varie rivoluzioni da Parigi all'impero austriaco e in Italia ce ne sono un bel po', tutti combattono per cercare di ottenere la libertà. E tutto nasce in Sicilia da una protesta. La Sicilia era stata accorpata al Regno di Napoli, ma prima del congresso di Vienna era indipendente. I siciliani sono un popolo che vuole l'indipendenza da sempre e insomma sono anche piuttosto iracondi, burrascosi, diciamo così. E insomma, la rivoluzione quindi parte da qui e si diffonde piano piano in tutte le grandi città, sia in Italia che nel resto d'Europa. Francia ci sarà una vera e propria rivoluzione, quasi come quella insomma, del Settecento, e nascerà una repubblica, anche se durerà poco, come vedremo. E anche l'impero austro-ungarico, che sembrava abbastanza solido, in realtà è colpito fortemente dal 48. Ricordiamoci che l'impero austriaco è enorme, ecco, lo vediamo qui, e ospita in sé tantissime popolazioni diverse: italiani, croati, romeni, polacchi, cechi, slovacchi, insomma, chi più ne ha più ne mette. E queste popolazioni si ribellano perché vogliono qualcosa. E insomma, finora abbiamo visto che le cose sono andate abbastanza bene per la Santa Alleanza, che ha sempre stroncato ogni rivoluzione, ma adesso anche loro, insomma, devono occuparsi di lavare i panni sporchi in famiglia. Mi sembra il momento buono per fare qualcosa. A Milano, infatti, ci sono le cosiddette 5 giornate nel 1848. Insomma, i cittadini milanesi, tutti uniti, ricchi e poveri, colti e ignoranti, si uniscono per la lotta contro l'esercito austriaco gestito dal generale Radetzky, che era in stanza a Milano, e riescono a scacciarlo via incredibilmente dopo 5 giorni. Ecco, ancora una volta la dimostrazione che una rivoluzione non si può fare con poche persone, ma bisogna coinvolgere il popolo, che è un'arma formidabile. E anche Manzoni, che viveva proprio a Milano in quegli anni, viene spinto a fare qualcosa, gli viene chiesto di scrivere un inno, ma come abbiamo detto, ormai Manzoni non scriverà più poesie dopo la morte della moglie Enrichetta Blondel. Manzoni poi in realtà si sposa di nuovo, eccetera, ma insomma, il primo amore non si scorda mai, come si suol dire. E Manzoni però appunto in quegli anni decide di pubblicare quelle famose odi civili, tra cui marzo 1821, di cui abbiamo letto alcuni versi, e decide di finalmente pubblicare queste poesie, come abbiamo detto, e vendere, insomma, dare il ricavato della vendita di un volume con le odi civili ai rivoluzionari. Quindi, insomma, fa quel che può, non combatte. Ovviamente ormai Manzoni non è più un giovincello nel 48 e non si esprime direttamente su quell'anno, però insomma dona dei soldi.
e spinge anche i suoi figli a lottare per la libertà della città. Uno di essi, Filippo, verrà addirittura catturato e imprigionato in Austria prima di essere liberato dopo un po' di tempo. Con tutto questo caos, insomma, con tutta la Lombardia in subbuglio, il re di Sardegna, Carlo Alberto di Savoia, che vediamo qui col suo fantastico sorrisino e il suo fantastico baffetto, decide di intervenire, decide di fare qualcosa. È il momento. Dichiara guerra all'Austria e, insomma, si schiera a favore dei rivoluzionari di Milano nella speranza di ottenere almeno la Lombardia. Carlo Alberto di Savoia non lo fa per spirito patriottico, voleva semplicemente, si sentiva ormai pronto e sicuro e voleva semplicemente aumentare, insomma, i possedimenti del regno di Sardegna. E ciò nonostante, moltissimi volontari da tutta Italia partono per aiutare l'esercito dei Savoia e appunto questa viene definita la prima guerra d'indipendenza. Spoiler, ce ne sono tre. La prima guerra d'indipendenza, insomma, non è che si concluda benissimo. L'esercito dei Savoia si scontra spesse volte all'interno di quello che è definito il quadrilatero austriaco, una zona con numerosissime fortezze, che include Mantova, Legnago, Verona, Peschiera, quindi non lontana da qui. Vediamo una Mantova, insomma, corazzata dell'epoca. E l'esercito appunto dei patrioti italiani e del regno di Sardegna viene sconfitto dopo che Radetzky, generale scacciato da Milano, insomma, si rimette a posto, si riorganizza e dimostra che la macchina bellica, la macchina di guerra degli austriaci è formidabile. E Carlo Alberto abdica, cioè rinuncia al trono, e lascia il trono al figlio Vittorio Emanuele II, che ha dei baffi e un pizzetto veramente straordinari. Quindi la prima guerra d'indipendenza, fail, fallimento totale, per essere precisi. Ma non ci fermiamo qui, assolutamente. La giovine Italia comincia a perdere, insomma, il suo consenso tra la popolazione, quindi si rinuncia quasi all'idea di creare una repubblica. Molti italiani cominciano a pensare che effettivamente l'unico modo per ottenere un'Italia indipendente è quello di schierarsi con i Savoia e, insomma, da lì creare un regno d'Italia governato appunto da questa famiglia. E le cose cominciano a cambiare in favore del regno di Sardegna grazie soprattutto a un grandissimo politico che si chiama Camillo Benso, conte di Cavour, che è questo bel faccione con questo bel barbone da collo, insomma, un uomo che a guardarlo sembra un bonaccione, ma che in realtà aveva una testa veramente esplosiva. Ecco, Camillo Benso decide di trasformare il Regno di Sardegna in uno stato moderno, guarda le economie degli altri stati e fa quel che può, insomma. E innanzitutto ricordiamo che nel 48 il Regno di Sardegna ha ottenuto una costituzione, il cosiddetto Statuto Albertino, che prende nome appunto dal vecchio re Carlo Alberto. E fortunatamente l'ha conservata, a differenza degli altri stati italiani e molti stati europei, che invece hanno conservato la Costituzione solamente il tempo che intervenisse la Santa Alleanza a spazzare via tutti. Quindi lo Stato dei Savoia non è uno Stato assoluto, ma anche un Parlamento. E questa è una cosa molto importante perché appunto il Regno di Sardegna comincia a crearsi una classe di politici, di persone che cominciano a vedere come funziona la politica. E questa è una novità in Italia, una novità assoluta. Inoltre, il Regno di Sardegna, per fare cassa, diciamo, toglie moltissimi privilegi alla Chiesa. Toglie il controllo dell'istruzione, istituisce una scuola, diciamo, statale, un po' come adesso. Toglie ai preti la possibilità di essere processati solo nei tribunali della Chiesa. E soprattutto elimina l'immunità fiscale, anche gli uomini di chiesa devono pagare le tasse. Quindi si fanno molti passi avanti verso la modernità. E lo stesso Cavour parla, insomma, di questo desiderio di creare un'Italia unita in una rivista che lui stesso fonda che si chiama Il Risorgimento. È lui stesso a convincere Vittorio Emanuele II, che insomma deve essere fatta l'Italia partendo dalla sua corona,
come abbiamo detto, Carlo Alberto non voleva fare l'Italia, voleva solamente aumentare, insomma, i suoi territori, conquistando Milano e dintorni. E invece, grazie a Camillo Benz, insomma, questa idea dell'Italia sotto la corona dei Savoia comincia a diventare realtà. E il nome Risorgimento esattamente indica tutte quelle battaglie, anche quelle precedenti, che sono state fatte per liberare l'Italia dal dominio straniero e creare una nazione unica. Quindi è una parola molto importante da non dimenticare. Ecco, cos'altro fa Cavour per cercare di aumentare il potere del Regno di Sardegna? Beh, innanzitutto aiuta i francesi. Sa, come è stato per la Grecia, che ci vuole un'alleanza con gli stati forti d'Europa. Il Regno di Sardegna è troppo piccolo, non può lottare contro gli austriaci da solo. Quindi decide di farsi amici i francesi. Partecipa a una spedizione in Crimea, quindi questa penisola che all'epoca apparteneva all'impero ottomano, ma che la Russia voleva, e la Francia non si schiera fuori dalla Russia, sua alleata nella Santa Alleanza, attenzione, ma si schiera fuori dall'impero ottomano. Questo perché non vuole che la Russia diventi troppo forte. E questo ci fa capire, insomma, che ormai i tempi della Santa Alleanza sono agli sgoccioli. Gli alleati non sono più tanto alleati, ormai c'è troppo da mangiare e non si riesce più a dividere il piatto equamente. E questo è il momento ideale. Ecco, senza Francia non si sarebbe mai potuto ottenere il Risorgimento. E Cavour, inoltre, quindi alla fine della guerra partecipa ai tavoli delle trattative, eccolo qui, lo vediamo con il suo bel faccione. E finalmente può esporre davanti a tutto il mondo i problemi dell'Italia che finora erano stati ignorati, parlando anche appunto dell'Italia davanti ai grandi che invece volevano spartirsi i territori dell'impero ottomano. Ecco, i tempi sono maturi per una seconda guerra. Nel frattempo, lo ricordiamo, l'avevamo già accennato, ma la Francia dalla Repubblica che era nata dopo il 48 diventa un impero. Il cui imperatore è Napoleone III, nipote del Napoleone Bonaparte che ben conosciamo. C'era un filosofo che diceva che la storia si ripete due volte, prima volta come tragedia, seconda volta come commedia, come farsa. E appunto Napoleone III era definito una sorta di diciamo, versione comica del Napoleone Bonaparte. Tuttavia, l'Italia, o meglio il Regno di Sardegna, Cavour riesce a convincere il buon Napoleone III, anche lui fan un po' come Vittorio Emanuele II, forse per questo sì, insomma, andavano d'accordo, di intervenire in una guerra contro l'Austria. E l'esercito francese è fondamentale. Ricordiamo una cosa, in queste guerre di indipendenza sono gli eserciti avversari a liberarci i territori. Il Regno di Sardegna era troppo debole per farcela da solo. L'esercito francese ottiene delle vittorie devastanti sull'esercito austriaco, anche se poi si ritira a metà guerra, dopo la battaglia di Solferino, che più o meno è qui, vicino al lago di Garda. E anche lì andate a controllare questo posto perché c'è un bellissimo ossario dedicato, insomma, ai luoghi della battaglia. E quindi questa seconda guerra di indipendenza si conclude bene. Si conclude bene perché l'Italia riesce a ottenere finalmente dei territori, o meglio, l'Italia, il Regno di Sardegna, unisce la Lombardia ai territori piemontesi. Dall'altro lato, molte città e molte zone del centro-nord d'Italia, con un plebiscito, cioè con un referendum, decidono di unirsi sotto la corona dei Savoia e quindi nasce un primo nucleo della nazione italiana. Pensate che questi plebisciti hanno ottenuto il 26, il 97% dei voti a favore, anche se è stata fatta una grandissima propaganda, ovviamente, era inevitabile. Ma niente male, direi. Ecco, la missione si conclude con la conquista del meridione. Il meridione era composto dal regno delle due Sicilie, come abbiamo già detto, in mano ai Borbone. È uno stato sovrano, non si può attaccare direttamente, e Vittorio Emanuele decide di affidare una missione, tra virgolette, segreta a un mazziniano, cioè un membro della Giovine Italia, che si chiama Giuseppe Garibaldi, che si era già distinto
nelle guerre di indipendenza degli stati sudamericani, tant'è che Garibaldi è detto l'eroe dei due mondi perché ha combattuto sia nel Nuovo Mondo, l'America, che appunto nel Vecchio Mondo, l'Europa. E Giuseppe Garibaldi parte con i cosiddetti 1000, in realtà il numero era un po' differente, da quarto in Liguria. E insomma, con le sue cosiddette camicie rosse, anche se in realtà le camicie rosse arriveranno solo dopo la conquista di Palermo, sbarca a Marsala, la città famosa per il vino liquoroso. E non arrivano, ovviamente, non si può conquistare un'isola così grande con 1000 persone. Nel frattempo, i membri della Giovine Italia avevano spinto i siciliani, che mal sopportavano il governo dei Borbone, a ribellarsi. Quindi quando arrivano i 1000, insomma quando arrivano le camicie rosse, la Sicilia in realtà è già abbastanza nel caos. E Garibaldi ne approfitta, promette ai contadini quello che volevano, cioè una distribuzione dei terreni e così in circa un mese insomma, la Sicilia viene sottomessa al volere di Garibaldi. Ecco, qui iniziano in realtà a nascere un po' di problemi, che vedremo adesso. I Borbone non potevano contare sull'appoggio del popolo, perché il popolo era povero e affamato. Il sud d'Italia era gestito da grossi proprietari terrieri, cosiddetti latifondisti, ne parleremo dopo nel dettaglio, e la maggior parte della popolazione viveva nella miseria. Le promesse di Garibaldi di ridistribuire i terreni per dare un po' di ossigeno a queste, insomma, parti più povere della popolazione non sono rispettate e molti contadini si ribellano in malo modo. Questo perché, appunto, insomma, il sud e il nord avevano due obiettivi diversi. Gli uomini di Garibaldi avevano l'obiettivo di unire l'Italia, quindi non volevano cambiare le cose a livello societario, mentre gli abitanti del sud che li hanno supportati all'inizio volevano una guerra sociale, cioè una guerra dei poveri contro i ricchi, non una guerra patriottica. Questo è un passaggio molto importante che va capito bene, perché è l'inizio dei problemi del meridione, in un certo senso. Non che prima fosse roseo, ci mancherebbe, però è il motivo per cui l'unità d'Italia effettivamente non ha portato lo stesso benessere a tutti nel territorio appunto italiano. E leggeremo appunto questo testo tratto dai diari di un garibaldino, cioè di una delle camicie rosse, che fa capire questo messaggio. Ecco, come diciamo, questo è un estratto dei diari di guerra di Giuseppe Cesare Abba, un garibaldino, una camicia rossa che segue appunto Garibaldi nella famosa impresa, partendo dalla Liguria, lui stesso era Ligure, e questo diario si chiama Da quarto al Volturno. Lo trovate per intero su internet se siete interessati a leggerlo. E questa è una parte molto importante perché ci fa capire effettivamente la differenza che c'è tra gli obiettivi della popolazione meridionale e gli obiettivi, insomma, dei garibaldini, dei patrioti. Proviamo a leggere. Mi sono fatto un amico, ha 27 anni, ne mostra 40, è monaco e si chiama Padre Carmelo. Sedevamo a mezza costa del colle, che figura il Calvario con le tre croci, e sopra questo borgo presso il cimitero. Ok? In questa fase, insomma, Abba e gli altri garibaldini si preparano a conquistare Palermo, sono molto vicini alla città. Si trovano a Parco, per essere precisi, una piccola località. Avevamo in faccia Monreale, sdraiata in quella sua lussuria di giardini. L'ora era mesta e parlavamo della rivoluzione. L'anima di Padre Carmelo strideva. Ecco, c'è già un forte contrasto. Vorrebbe essere uno di noi per lanciarsi nell'avventura col suo gran cuore, ma qualcosa lo trattiene dal farlo. Ok, è un frate, non può letteralmente combattere per i suoi voti, però vorrebbe farlo. E insomma, c'è Giuseppe Cesare cerca di convincerlo. Venite con noi, vi vorranno tutti bene. Non posso. Forse perché siete frate, ce ne abbiamo già uno, e poi altri monaci hanno combattuto in nostra compagnia, senza paura del sangue. Verrei se sapessi che farete qualche cosa di grande davvero. Ma ho parlato con molti dei vostri e non mi hanno saputo dire altro che volete unire l'Italia.
Certo, per farne un grande e solo popolo, un solo territorio, in quanto al popolo solo diviso, se soffre, soffre. Ed io non so se vogliate farlo felice. Ecco, già nascono le differenze. Cesare Abba è un idealista, vuole creare appunto un'unità d'Italia, vuole trasformare gli italiani in un unico popolo. Padre Carmelo invece sembra essere più concreto, dice: a me non interessa se il popolo è unito o diviso, il problema è che il popolo soffre e quello che voi volete fare non sembra poter fermare questa sofferenza. Ma certo che vogliamo farlo felice il popolo avrà libertà e scuole e nient'altro, interruppe il frate, perché la libertà non è pane e la scuola nemmeno. Queste cose basteranno forse per voi piemontesi, per noi qui no. Ecco. Questo è il grande contrasto. Padre Carmelo vuole la distribuzione della ricchezza. Questa è una cosa che i garibaldini non vogliono, non possono fare. Vogliono portare, sì, delle cose che permetteranno di migliorare la situazione della popolazione, ma se non c'è cibo, insomma, la scuola e la libertà servono a ben poco, come ricorda appunto Padre Carmelo. Dunque, che ci vorrebbe per voi? Una guerra non contro i Borboni, ma degli oppressi contro gli oppressori, grandi e piccoli, che non sono soltanto a corte, ma in ogni città, in ogni villa. Qui è la voglia molto forte del popolo di ribellarsi ai suoi sovrani. Allora anche contro di voi frati, che avete conventi e terre ovunque sono case e campagne. Ebbene sì, ovviamente Padre Carmelo fa parte insomma, di un'organizzazione che in Italia ha un potere fortissimo, la Chiesa, e ricorda appunto Giuseppe Cesare Abba che anche loro dovrebbero perdere ciò che hanno. Padre Carmelo è d'accordo, dice certo, anche contro di noi, anzi, prima che contro di ogni altro, col Vangelo in mano e con la croce. Allora verrei, così è troppo poco. Se io fossi Garibaldi non mi troverei a quest'ora quasi ancora con voi soli. Ma le squadre, chi vi dice che non aspettino qualche cosa di più? Ecco, cosa dice qui Cesare Abba? Il frate gli dice: da soli non ce l'avreste mai fatta a conquistare il regno delle due Sicilie. Ce la state facendo perché il popolo è con voi. E lui si chiede: ma allora perché il popolo ci aiuta? Carmelo gli ricorda che il popolo vi sta aiutando perché probabilmente non vogliono solo l'unità d'Italia, ma vogliono una ridistribuzione della ricchezza. E dice Cesare Abba: non seppi più che rispondere, mi rialzai. Egli mi abbracciò, mi volle baciare. E tenendomi strette le mani mi disse che non ridessi, che mi raccomandava a Dio e che domani mattina dirà la messa per me. Mi sentivo una gran passione nel cuore e avrei voluto restare ancora con lui. Ma egli si mosse, salì il colle, si volse ancora a guardarmi di lassù, poi disparve. E con questo ci fermiamo qui. Anzi, no, perché ci sono degli esercizi per voi. Guardate cosa c'è per voi, eccoli qua. Allora, abbiamo letto il testo, quindi lo potete rileggere quando volete, è presente nei materiali su Classroom. Rispondiamo a queste domande. Allora, come abbiamo detto, il dialogo è proprio il simbolo di questa forte incomprensione tra sud e nord. Hanno obiettivi diversi le due popolazioni perché hanno esigenze diverse in questo momento. Allora, vediamo un po', cosa succede quando si hanno dei pregiudizi. Pensate a un popolo, uno qualsiasi. E quali pregiudizi si hanno nei confronti di questo popolo? Ok? Dalla Cina alla stessa Italia, stesse parti d'Italia. Però, per quanto riguarda le parti d'Italia, voglio che vi soffermiate nella seconda domanda. Quali sono i pregiudizi che esistono tra nord e sud d'Italia? Ce ne sono tantissimi, li conosciamo tutti, suppongo, e speriamo che nessuno di questi sia vero, se devo essere onesto. Come si possono superare queste idee false? Come si può superare l'idea del pregiudizio? Perché purtroppo dall'epoca di Garibaldi ci portiamo ancora dietro queste cose. È inevitabile. Mi raccomando, c'è tanto da scrivere sull'argomento, dateci dentro e soprattutto riflettete su questi temi. Arriviamo velocemente alla conclusione di tutto questo. Queste incomprensioni tra nord e sud portano a morti e violenze per colpa di entrambi, perché ovviamente la storia deve insegnarci questo, non esiste, non è mai la colpa di una sola categoria, purtroppo, di una sola parte, okay? Le colpe sono sempre di tutti quando succedono cose brutte.
Ecco, in uno dei paesi in cui appunto il messaggio di Garibaldi viene portato, Bronte, un paese sull'Etna, dove fanno il famoso pistacchio di Bronte, che ormai mettono praticamente ovunque, anche nel latte, dei contadini rimasti delusi dalle promesse infrante di Garibaldi, che forse non ha neanche fatto, se dobbiamo essere onesti, su questo c'è un grosso telo che ci impedisce di capire esattamente come siano andate le cose. Comunque restano i fatti. Questi contadini stanchi mettono a ferro e fuoco le case dei ricchi del paese e ammazzano anche delle persone, tra cui anche la nipote dell'ammiraglio Nelson, il famoso ammiraglio britannico che aveva sconfitto Napoleone a Trafalgar, in cui aveva perso la vita. Cosa succede? Quindi, dopo questa enorme ribellione dei contadini che massacrano i padroni del posto, il secondo in carica dei Garibaldini, Nino Bixio, che vediamo qui in posa, viene mandato a Bronte e, insomma, con un processo piuttosto veloce e sommario, fa fucilare cinque persone, cinque colpevoli. Tra questi colpevoli, però, c'era un sicuro innocente. Tra cui addirittura un matto, il cosiddetto scemo del villaggio, che non faceva altro che suonare la tromba per il paese, dicendo che era giunta l'ora e che ci saremmo dovuti pentire. E da allora Nino Bixio viene detto la belva, però effettivamente questa sua crudeltà nella gestione della rivolta di Bronte ha calmato la situazione perché tutti hanno iniziato ad avere paura dei Garibaldini. Ecco, dopo poco tempo, Garibaldi dalla Sicilia passa alla Calabria e arriva fino a Napoli, dove il re stesso abbandona la città, si trasferisce a Gaeta, dove ci sarà l'ultimo assedio del giovane Francesco di Borbone. Prima di questo, Garibaldi si incontra a Teano, qui in questa città nel Casertano, con Vittorio Emanuele II, che per la prima volta nella sua vita va a sud del Po. E gli consegna il regno, o meglio, gli consegna il resto d'Italia. Ecco, tutti erano un po' preoccupati perché Garibaldi era mazziniano, come abbiamo detto, i mazziniani erano repubblicani. Si pensava che Garibaldi non si sarebbe sottomesso al re Vittorio Emanuele, invece è andata così. E nel 1861, 17 marzo, Vittorio Emanuele viene proclamato re d'Italia. Pensate, Camillo Benso finalmente, eccolo qui lo vediamo, vede questo sogno realizzato solo in parte perché mancano molti territori della Chiesa, principalmente il Lazio che era ancora nelle mani del Papa e il Veneto che insomma sarà liberato circa 10 anni dopo e neanche tutto se dobbiamo essere onesti. Ma di questo parleremo nel prossimo video. Buona giornata!